precedenti creano esperienza, sia pratica che emotiva, ed è questo il motivo che mette fretta alla vicenda legata al rinnovo di Lautaro Martinet. Il caso Skriniar è alle spalle da un pezzo e inoltre l'Inter è andata avanti benissimo senza di lui, rimpiazzandolo poi con Pavard, che nel cuore dei tifosi ha già preso il posto dello slovacco. Però Lautaro deve essere un'altra cosa e di fatto lo è già. Intanto perché è il capitano, ma anche perché il contratto dell'argentino è tutt'altro che in scadenza, visto che la fine dell'accordo con l'Inter è datata, per adesso, giugno 2026. È lei previsione di Marotta, se ne è parlato e se ne parla tanto, come naturale sia visto l'andamento del Toro, che ogni settimana timbra il cartellino. E allora ogni domenica è quella giusta per chiedergli, bel gol, ma quando rinnovi? A dire il vero la risposta non è sempre stata la stessa. Ci sono state volte in cui la fumata bianca è sembrata lì a un passo e altre in cui tutti hanno preferito prendere tempo, a partire dall'agente del calciatore, Aleandro Camano, che per primo ha marcato le ancora esistenti distanze tra le parti. Ma a dire il vero, Marotta è sempre stato molto prudente a riguardo, tanto che a margine di un evento tenutosi a San Siro il 21 novembre scorso aveva detto ai giornalisti che per il rinnovo di Lautaro si sarebbe arrivati più o meno a primavera. L'uomo copertina e alla fine l'AD rischia di non esserci andato per niente lontano. I dialoghi con Camano sono costanti, la richiesta è elevata e l'Inter romperà il muro dell'attuale tetto massimo. Lo farà per il suo capitano, ma soprattutto per un calciatore che esprime tutto il suo valore anche fuori dal campo. Lautaro è l'uomo copertina dell'Inter, lo è per i gol che segna in campo, per la cifra tecnica che ha raggiunto, per il lavoro che ha sempre svolto, per il sostegno concreto che offre a chi si presenta per la prima volta ad Appiano. Lautaro è un centravanti il cui cartellino vale oltre 100 milioni di euro e allora è naturale dover adeguare il suo attuale ingaggio. Bilancio alla mano, parte fissa e parte variabile, sono probabilmente un nodo ancora da sciogliere. Da Viale della Liberazione insistono con un'offerta da circa 8,5 milioni di euro più bonus. Una cifra non banale e probabilmente si attende il definitivo ok anche dalla Cina. Anche se poi per la proprietà ciò che conta è il definitivo totale del monte ingaggi. Se da una parte è necessario aggiungere, dall'altra sarà necessario togliere. Sembra banale, non lo è affatto visto che da qualche tempo non c'è neanche più il decreto crescita a sostegno dei club. Non c'è niente di imminente, bisogna aspettare ancora, ma per fortuna la dilatazione dei tempi non sta portando ad alcuna tensione e lo si evince sia dalle parole di Lautaro che da quelle dei dirigenti. La volontà comune è quella di proseguire insieme e se è a primavera che fioriscono i fiori più belli, allora l'accordo tra Inter e Lautaro potrebbe effettivamente arrivare nella stagione più godibile dell'anno. 2. L'Inter potrebbe investire 10 milioni di euro per un nuovo attaccante che gioca in Germania, il punto sull'affare. Con Sanchez e Arnautovic non capaci di confermarsi come alternative valide a Lautaro e Thuram, il club nerazzurro investirà di sicuro sul mercato per acquistare delle punte. Una è già in mano all'Inter, ed è Taremi, da prendere a zero dal Porto. L'altro attaccante potrebbe essere un giovane. Si valuta la soluzione interna, ovvero inserire in squadra uno dei giovani di proprietà che stanno giocando altrove. I più quotati in questo senso sembrano essere Sebastiano Esposito e Valentin Carboni. L'attaccante campano, in prestito alla Samp in B, sta facendo bene,
continuando così potrebbe convincere Inzaghi a richiamarlo alla base come quarta punta. Valentin Carboni, in prestito secco al Monza in A, è un nome su cui l'Inter punta tantissimo. Ma non è detto che nella prossima stagione possa essere già pronto a un ruolo da protagonista a Milano. Meglio forse concedergli un altro anno di maturazione, sempre in prestito. Gli altri attaccanti in prestito, come Satriano e Pio Esposito, non hanno invece fornito risposte incoraggianti, saranno ceduti o mandati di nuovo in prestito. Non è escluso che l'Inter possa guardarsi comune attorno e investire qualcosa per prendere una punta giovane. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Germania, i nerazzurri potrebbero per esempio muoversi per Ken Uzun. Secondo Sky Sport Day, l'Inter ha già chiesto informazioni al Norimberga per il talento turco classe 2005. 10 milioni per il talento turco che gioca in Germania. Sul giovane turco ci sono già altre pretendenti. I suoi numeri nella seconda serie tedesca stanno impressionando tutti. In questa stagione è già arrivato a 13 gol e 3 assist in 20 partite. Nel contratto non è presente alcuna clausola rescissoria né per i club stranieri né per quelli di Bundesliga. L'impressione è che il Norimberga sia orientato a fissare un prezzo intorno ai 10 milioni, un costo che all'Inter appare per ora congruo. Sul diciottenne, però, si sono già fatte avanti Eintracht e Dortmund. E presto potrebbe muoversi anche il Newcastle. Uzun è nato 18 anni fa in Germania, ma è di nazionalità turca ed è da tempo entrato nelle liste di Montella per la nazionale maggiore, pur non essendo ancora stato convocato. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027. E pare che scalpiti per giocare in un grande club. Uzun si è fatto notare come talentuoso trequartista nelle giovanili del Norimberga, dopodiché ha cominciato a giocare centravanti, arrivando a segnare 22 reti nel 2021, 2-2 e poi 21 reti nel 2022-23. Da questa stagione è un giocatore titolare della prima squadra, un altro turco a Milano. Il Norimberga puntava alla promozione, ma è al momento abbastanza lontano dalla testa della classifica. In questo senso il ragazzo potrebbe chiedere di essere ceduto. Dopo aver già collezionato 14 presenze nel giovanili della Turchia, si prepara anche a esordire con la nazionale maggiore guidata da Vincenzo Montella. La presenza di Hakan Çalhanoğlu potrebbe essere un incentivo importante per il ragazzo. Uzun è ambizioso e convinto delle proprie capacità, e l'Inter potrebbe essere una destinazione a lui gradita, per crescere e poi confermarsi nel calcio che conta. Sì, potrebbe essere un bel colpo. Da un punto di vista tattico assomiglia parecchio a Carboni. Hanno la stessa struttura e giocano entrambi sia in attacco che sulla tre quarti. L'argentino appare tuttavia più tecnico e versatile, potrebbe anche giocare come mezzala. Per una squadra che possiede già il cartellino di un giovane promettente come Valentin Carboni, conviene davvero investire 10 milioni per un giovane turco che ha segnato più di 10 gol nella B tedesca? Lo decideranno gli osservatori nerazzurri, chiamati in questi giorni a studiare da vicino il profilo dell'obiettivo.